Allora ragazzi, l'unica cosa certa di questo inizio, di questo primo tempo Juventus-Lecce è che Ronaldo e Bernadeschi sono ubriachi, ubriachi, sbagliano i gol a un centimetro, Ronaldo di testa come fa a sbagliare quel gol a un centimetro da solo, completamente da solo? Ha avuto prima un'altra occasione in rovesciata, anche lì poteva far meglio, questo va bene con Bernardeschi prima di iniziare a giocare. Bernardeschi, anche te, sei un centimetro dalla porta, capisco che sta arrivando il difensore, ti sta chiudendo, sta uscendo il portiere, va bene tutto, ma fai gol Bernardeschi, dai che stai, la partita scorsa hai pure giocato bene, dai ma per favore, oltretutto Sarri insegna a sto giocatore il fuorigioco, Federico nel calcio a 11, ok, c'è la regola del fuorigioco, devi quando un calciatore della tua squadra ti fa un lancio, tu devi essere in linea o dietro all'ultimo difensore della squadra avversaria, lo capisci questo? Non puoi starmi sempre in fuorigioco, perché se no è sempre fallo, l'azione termina lì, capisci Bernardeschi? Sarri, insegnaglielo. Allora ragazzi, inizia la partita, togliamo questo discorso dei gol sbagliati. Qui abbiamo parlato di Gagliardini tutto ieri e ci vediamo queste situazioni. Io non so, Ronaldo, cosa c'ha Ronaldo, sto giocatore, cosa c'ha? Ma per favore, siamo in 10, giochiamo contro il Lecce in 10. Ma allora, se in sta partita, ve lo dico sin da subito, che se in questa partita non riusciamo a vincere, c'è veramente da, non so da cosa fare, non so da cosa farmi, ma io... Allora, parliamo un attimo della partita con calma. Il Lecce inizia la partita, i primi 10-15 minuti sembra che stiamo giocando contro il Barcellona. Sempre impongono il gioco, fanno lanci di qua, lanci di là, passaggi perfetti, noi schiacciati nella nostra area. Ma io non so, l'inizio di questo nuovo campionato, no? Di questo campionato post-coronavirus sta succedendo di tutto e di più, tutto il contrario di quello che dovrebbe succedere nella normalità. Dopodiché iniziamo a prendere un pochino il possesso del pallone. Rabiot farà un po' fra gol da 30 metri, già lì miracolo. E poi iniziamo con queste occasioni. Ronaldo sbaglia quello. Dopodiché, anche lì, situazione dove Bernardeschi fa un bel cross, lui è da solo di rovesciata. Ma fallo meglio, Cristiano. Ma potevi far meglio, cicca il pallone. Poi dopo Bernardeschi si mangia il gol. Ronaldo si mangia un gol clamoroso, clamoroso. Prova anche a fare un tiro di sinistro, abbastanza velleitario. Non voglio dire niente su Matuidi, non lo valuto, vi dico solo questo: c'è stato un certo punto che gli danno il pallone per crossare. Prima che arrivi il cross, io ero già così. Perché mi aspettavo già sparato alle stelle un cross inguardabile. Ma Matuidi non gli diciamo niente, poverino, si sacrifica in tutto per tutto, non diciamogli niente. Il discorso è che stiamo giocando come con Allegri in questa squadra, ragazzi, che cosa manca? Punto primo, manca sto centrocampo benedetto. E vedete che non si fa mai gioco in verticale, in gioco nello stretto, si deve sempre allargare su ste fasce. La zona centrale del campo in zona offensiva non c'è mai, non si fa mai gioco, mai palle decenti che arrivano agli attaccanti. Oltretutto, sto Dybala benedetto falso 9, poverino, vedi che fa quello che può. Ma se poi dopo non c'è nessun centrocampista che riesce a far gioco per le punte, Dybala si arretra, allora lui fa da trequartista. Ma dal momento in cui lui fa da trequartista, davanti non c'è più nessuno, non c'è più nessuno, ragazzi. Cioè, ma chi ci deve stare lì? Ci vado io, ci vado. Ma chi ci va? Ci va Sarri? Ma io non lo so, non lo so. Adesso, per il secondo tempo, speriamo che Sarri faccia entrare Pipita o anche Ramsey, perché servono tutti e due come il pane, perché non si riesce in quella zona di campo a fare il minimo gioco, il minimo passaggio filtrante, qualcosa per smarcare ste punte. Non ci può andare Dybala a far quello, o meglio, ci può anche andare Dybala, ma poi là davanti deve starci qualcuno. Se gli altri due se ne stanno allargati, non si riesce a fare niente, ok? Quindi speriamo che sia il Pipita entri, speriamo che Ramsey entri, e poi vi dico, le occasioni, vedete, la Juve ce le sta avendo, a meno che non sbaglia ancora 800 occasioni clamorose, molto probabilmente un gol lo fanno. Il problema è che un gol non basta, perché se fanno un gol che poi il Lecce per puro caso riesce a far gol al 95esimo, facciamo un punto contro il Lecce in 10, e non, ditemi se non è una cosa scandalosa, ok? Quindi per favore cerchiamo di, nel secondo tempo, Sarri mettere la formazione decentemente per riuscire non a farne uno ma a farne due, chiudere sta benedetta partita. E giocatori, calciatori, non sbagliatemi gol.
ci sentiamo per la fine della partita. Ciao a tutti ragazzi, viva la Juve sempre.